E questo alle mie spalle è l'interno del triclinio, posto come abside, come esedra spettacolare alla fine del canopo. Beh, è ancora possibile vedere i banchi in muratura dove i raffinati convitati erano sdraiati a banchetto, e alle loro spalle delle aperture in cui l'acqua ruscellava all'interno di un canale anulare dietro di loro per creare un effetto ancora maggiore di frescura e di incanto. Serviti con probabilmente sollecitudine da tanti serventi della casa imperiale, i tanti ospiti dell'imperatore godevano d'un'incredibile modalità, ovvero le colonne sembravano quasi gli elementi di un palcoscenico, anzi di una boccascena. Loro erano seduti ed erano sdraiati a palcoscenico e guardavano come spettatori un incredibile mondo naturale dinanzi a loro. Loro erano insieme spettatori e, potremmo dir così, attori di una delle più incredibili rappresentazioni di poesia